metro, ma nelle 24 ore, prima era in 6 minuti. Nel 2012 è stata fatta una legge un po' porcata, vi direi, perché era contraria anche l'Unione Tutela Consumatori, di cui ne faccio parte, ma anche l'ARPA di Ivrea. Abbiamo fatto delle annotazioni ai tutti i partiti politici, ma non ci hanno risposto, perché non hanno toccato il limite di 6 VOS, ma l'hanno trasferito nella media delle 24 ore. Quindi come fai a fare più un rilevamento a norma di legge? Questa cosa qui, quindi, saranno sempre a norma di legge. Solo che grazie a questo il sindaco può tranquillamente fare Ponzio Pilato, come hanno fatto molti, e dire: io mi adeguo a quello che dice la commissione in pinco palla, quello che mi dice l'ARPA, eccetera. Quindi a quel punto lì la applica. Può farlo, è nel suo diritto, non può farlo per niente. Se il sindaco però vuole andare oltre, ha il diritto anche di andare oltre, dicendo: guarda, prima che io ti dia questo, preferisco che tu mi fai questa dichiarazione, visto Perfetto. che tu mi dici che 5G non fa male, me lo dice quello, me lo dice quest'altro. Io ti credo, va bene, non c'è problema, ti credo. Per favore, me lo Grazie. metti per iscritto. Grazie di questo chiarimento. E allora, visto che il punto ci eravamo arrivati, cioè lei mi ha detto, però tante volte ci può essere che sopra il sindaco c'è un po' di pressione da chi sta sopra, no? Per dire metti st'antenna, punto e basta, oppure visto che arriva sta multinazionale, abbiamo fatto un grande accordo, metti st'antenna, quindi quella che diceva lei, la pressione dall'alto. Io però faccio un'osservazione con lei e con tutti quelli che ci seguono da casa. Se c'è una pressione dall'alto, il sindaco dice c'è la pressione dall'alto, mettiamo l'antenna. Ma io sono sicuro che se a un certo momento la pressione arriva dall'alto, ma c'è anche una pressione che arriva da sotto, ovvero come è successo in alcuni paesi, non città che io sappia, dove i cittadini si sono manifestati verso, si sono, diciamo, hanno fatto pressioni verso il loro sindaco dicendo che 5G no, 5G no, 5G no, il sindaco a un certo momento, pressione sopra sì, pressione sotto, lì sarà più facile che avrà voglia di lottare per non far mettere l'antenna. Lei è d'accordo su questo? Sicuramente per il sindaco consigliere dovrebbe avere più diciamo, dovrebbe proteggere più le proprie famiglie, i propri figli, che magari il proprio partito politico generalmente. Dovrebbe essere così, ma non sempre succede. Esatto. Cioè, si parla molto poco, in TV non se ne parla proprio, perché io ho qualche amica giornalista, qualche amico giornalista anche nelle Sì. TV di Stato, e loro assolutamente, perché sono 80.000 euro al minuto le pubblicità in prima serata. Quindi Bellissimo. oggi, se noi andiamo a accendere la televisione, vediamo solo questa pubblicità qui, e quindi quelle pratiche, Quindi, eccetera. Per la cui cosa che posso bisognerebbe far dire io. crollare completamente tutto, e quindi i giornalisti devono adeguarsi, secondo me, a quello che gli dicono. Non si parla mai in televisione, non ho mai sentito parlare del 5G o del dubbio del 5G. Si guarda solo il lato positivo, che il medico può a distanza fare l'operazione, cosa che già sta facendo. Quindi non è Facciamo quello. una Che poi riflessione, questa non è polemica, ingegnere, questa è una riflessione. Le televisioni stanno in piedi grazie agli sponsor, alle pubblicità. E gli sponsor di solito in questo caso è o Telefonia o altre grandi multinazionali. I giornali sono finanziati dallo Stato, in gran parte quelli più importanti, quindi anche loro fanno un po', sono un po' purtroppo legati a quel che lo Stato decide di fare. E allora, sinceramente qui solo il popolo può esercitare il suo diritto, cioè andare dal sindaco e fare pressione. Quello che dobbiamo fare adesso per tutti quelli che seguono a casa è proprio questo, condividere questa diretta e farla vedere a tutta Italia. Passo numero due, fate delle lettere, se non volete andare in comune, fate tutti delle lettere, fate per ogni comune una raccolta firme, nomi e cognomi, dove dite noi non vogliamo il 5G. Vogliamo Io non andare più direi così, piano. io non farei così, le dico come la penso io. La cosa va vista in modo molto più serena. Il discorso "io non voglio il 5G" si fa nel momento in cui il sindaco si rifiuta di fare quella richiesta al produttore. Cioè, se il produttore, supponiamo che è un momento di, che ne so, ha beccato qualche oppioide in giro, e decide di fare quella lettera, allora dice fallo, va bene. Cioè, l'obiettivo non è subito bloccare il 5G, l'obiettivo è avere in mano qualcuno che comanda e che è a favore del 5G, e per meglio ancora se produce, che dice che quelle emissioni sono sicure per la salute. Quindi in questo modo, in maniera molto serena, si sta in modo neutrale, cioè non si sta né da una parte, come
come si pensa tutti dovrebbero fare, né dall'altra. Aspettiamo, tu, io, dici, tu pensi che questa cosa veramente non faccia male? Per favore, mi fai, prendi carta e penna sul tuo foglio intestato, lo firmi e mi dimostri che quello che tu dici lo pensi. Questa andrebbe la mia paura questa. Qual è? Tanto stiamo ragionando come se fossimo io e lei, ma ci sono tante persone che ci seguono, se non erro 2800 persone. Allora, le faccio questa riflessione. Immaginiamo che arriva una grande multinazionale, ok? Il sindaco si impunta e dice: me la monti se mi fai questa asseverazione. Ed è un ragionamento giustissimo quello che lei fa. E la multinazionale che fa? Che ragionamento fa? Dice: mannaggia, se faccio questa... stiamo facendo un'ipotesi, la mia idea, perché sennò la gente dice: Leonardo, ma... la mia idea, supposizione. Sì. La multinazionale dice: non so nemmeno io se st'antenna faccia male oppure no, non posso rischiare di prendermi una denuncia penale, pagare i danni, che faccio? Visto che il mio amministratore è l'amministratore tutto quanto, non sai che faccio? Ma quasi quasi faccio un SRL qui, ci metto un pinco pallo qualsiasi come amministratore, gli faccio firmare sta asseverazione, così il sindaco è contento e montiamo. Poi, tra 5 anni, tra 10 anni, tra 20 anni, se mai succedesse qualcosa, bene o male, chi c'era c'era. E no, perché il sindaco vuole chi produce, no? Chi produce l'antenna, quella SRL? Cioè, chi produce l'antenna? Il produttore è soltanto in Cina e in America, non abbiamo produttori italiani. Magari ci fosse, perché con il nostro processore avremmo sconquassato il mondo. Il problema è che i produttori, perché il produttore che deve dire cosa mette, non è che deve essere il gestore è un molto semplice montatore. In realtà il gestore non dovrebbe neanche lui dire che emissione ha e che sicura per la salute. Quando uno fa un farmaco, è il produttore del farmaco che si impegna e fa l'esperimentazione, spende miliardi di euro alla fine per poter arrivare a dire fa questo, questi sono gli effetti collaterali, queste sono state le prove.